nessuno, né ci vuole essere ancora questa presunzione. Siamo là per discutere, per organizzare incontri, parlare di attualità, parlare di memoria, parlare di qualsiasi cosa che riguardi la cultura. E sicuramente questa giornata è molto importante proprio perché c'è bisogno di fare antifascismo. Qualcuno si nasconde dietro queste parole e dice che ormai non esiste l'antifascismo, anzi al contrario, è una necessità che deve avere ogni singolo cittadino, nel suo piccolo, attraverso i gruppi e attraverso le associazioni. Tra le nostre attività ci sono stati appunto degli incontri, dei dibattiti che più volte hanno toccato questo tema, appunto l'antifascismo, e ultimamente abbiamo deciso di organizzare un percorso visivo, perché attraverso la proiezione di 6 film, appunto questa rassegna antifascista, per arrivare al 25 aprile. In realtà abbiamo fatto finora 5 appuntamenti, sicuramente seguiti da dibattiti molto attivi e che ci hanno impegnato dopo la classica visione del film. L'ultimo appuntamento sarà questo venerdì. Attraverso questa rassegna si è partiti dagli esordi dell'antifascismo. Non potevamo non vedere Roma città aperta, capolavoro e manifesto del neorealismo, il film di Rossellini, dove appunto si mostra una Roma chiusa dalla tenaglia delle truppe tedesche che continuano a rimanere nel suolo romano, anche se ormai la resistenza è molto attiva. Si aspetta appunto l'arrivo degli alleati. Attraverso questo film, attraverso le magnifiche interpretazioni di attori molto conosciuti come appunto La Magnani e Fabrizi, abbiamo potuto cogliere quello che era la quotidianità, la vedova che aveva un bambino, il prete che aiutava e cercava di fare antifascismo, o le fughe a cui erano costretti i primi partigiani. La grandezza